Beh, intanto una soddisfazione della Madonna perché vincerà la prima partita dopo 10 anni da primo allenatore, fuori casa, una partita punto a punto dopo che avevamo perso quel derby lì malamente. Chiaramente poi un allenatore comunque sente le pressioni, quindi io ci tenevo molto e quindi per me è stata un'emozione super, come la prima volta che andavo in panca, quindi veramente super soddisfatto, ecco, della reazione, di come siamo riusciti a tenere i nervi saldi quando siamo andati sotto, non abbiamo mai perso il filo della partita, se non un po' nel secondo quarto quando mi sono incazzato come una belva con i miei giocatori. Ma credo che la prima partita in attacco abbiamo giocato sicuramente meglio, secondo me, di stasera, dove abbiamo pasticciato un po', poi nel finale abbiamo trovato un Guidi assolutamente sontuoso, un Maiocco che ha dettato i tempi con Simone, di Gian Vittorio, del nostro attacco. Voglio fare una menzione comunque a Simone perché ha giocato una partita difensiva con un dispendio di energie e è arrivato a 2 minuti dalla fine che il suo uomo non riusciva a muoversi, quindi voglio dargli una targa d'onore che è stato assolutamente fantastico. Effettivamente anche nelle stesse amichevoli hai ragione, il primo quarto lo giochiamo sempre abbastanza bene, anche gagliardamente segniamo, riusciamo ad andare in contropiede, nel secondo caliamo per poi venire fuori negli ultimi 2 quarti. Questo è, hai ragione, è una costante del nostro rendimento. Devi chiedere qualcosa a Sandro Marelli. L'importante è giocare bene gli ultimi 2 quarti e per adesso il Legnano, anche quello di A2, quello di B, li ha sempre giocati bene con Sandro, per cui va bene così.